posizione ed è un magistrato, come tutti sapete. Accanto a lui il sottosegretario alla giustizia, anche il magistrato, il senatore Giacomo Caliendo, lo ringraziamo per tanti impegni ha saputo e voluto raggiungerci. Poi abbiamo il dottor Ciro Rivienzo, che è giudice presso il Tribunale di Lanciano, ma già rivestito cariche importantissime all'interno sia del Consiglio Superiore della Magistratura che dell'Associazione Nazionale Magistrati. E infine l'avvocato Sandro Sala, che è il vicepresidente del COFA, cioè del Consiglio degli Ordini Forensi, e presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano. Ecco, io direi di fare un primo giro d'orizzonte su questo tema, lasciando per ultimo la parola al sottosegretario, anche per dovere di ospitalità, e cominciando magari dall'onorevole Tenaglia. Io non le faccio una domanda per cominciare, però chiaramente il tema di cui si dibatte nel Paese, oltre che nel Parlamento, e proprio a livello di opinione pubblica, è sulla questione giustizia, la riforma. Se è davvero la questione primaria di questo Paese, ci sono dei tempi che ci dettano delle cose che dobbiamo urgentemente fare, oppure ci sono altri aspetti della vita sociale e politica che sono predominanti. Vorremmo raccogliere la sua opinione e poi a seguire quella degli altri ospiti. Innanzitutto grazie insomma, di essere qui a quest'ora a discutere di questi temi, che sono temi ostici e anche scomodi, e credo che il Partito Democratico di Pescara abbia fatto bene ad organizzare un dibattito su questo argomento, perché credo che di giustizia e di legalità in questo Paese c'è bisogno non solo di discutere, ma c'è bisogno di praticarla e di affermarla non solo fra gli addetti ai lavori, ma proprio nel corpo vivo della società. E del resto abbiamo visto da qui a qualche mese che un referendum proprio su questi argomenti, che è quello sul legittimo impedimento, che era un referendum su un principio fondamentale, che è quello di parità e di eguaglianza dei cittadini di fronte al processo, di fronte all'accertamento giudiziale, ha avuto un risultato netto nel senso della contrarietà a meccanismi o regole che escludano qualcuno per la funzione rivestita, per la condizione, dall'applicazione delle regole che si applicano a tutti. Quindi dalla società ci viene un bisogno di giustizia. Ci viene una richiesta pressante alla politica di far sì che anche la giustizia sia qualcosa che serva ai cittadini e sia funzionale all'affermazione dei diritti, alla competitività delle imprese, al sistema paese. C'è una consapevolezza che vedrete animerà tutti noi, che è quella che la giustizia non funziona, che arriva tardi, che è lenta, non afferma i diritti, non risarcisce i torti, insomma una giustizia che va resa efficiente. Però io credo che, poi immagino che da questo punto di vista Giacomo Caliendo non sarà d'accordo, io credo che in Italia negli ultimi 10 anni, 8 anni ha governato il centrodestra, della riforma della giustizia non si è parlato. Si è riformato, si è tentato o di riformare i magistrati attraverso una riforma dell'ordinamento giudiziario che accrescesse, diciamo, spostasse a favore della politica la bilancia dell'equilibrio dei poteri, oppure si è tentato di riformare non il processo, cioè non la regola che serve a tutti, ma singole regole che servivano a singoli processi. L'elenco delle leggi è notevole da questo punto di vista, ne abbiamo avuto anche in questa legislatura degli esempi, e questo metodo ha portato, che io chiamo il conflitto di interessi giudiziario del Presidente del Consiglio, porta all'impossibilità di affrontare in Parlamento serenamente certi temi. A parte alcune cose che
sul civile, su altre questioni sono state fatte, ma diciamo il nucleo forte di intervento, che sarebbe quello sul sistema penale, sulla necessità di accelerare, non viene fatto, e questo è evidente. Oggi, ieri, una settimana fa, in tre settimane abbiamo fatto ad agosto due manovre economiche, quindi c'è una emergenza economica gigantesca, e nonostante questo noi la settimana prossima in Parlamento torniamo ad occuparci di intercettazioni telefoniche e in aula e in commissione giustizia di processo lungo. Altre due norme, due riforme che vanno nel senso opposto a quello che servirebbe. Quindi non vediamo una riforma della giustizia che servirebbe, vediamo una riforma della giustizia tutt'altro che. E questo non perché noi diciamo no a priori, noi non siamo i conservatori in materia di giustizia, noi siamo coloro che la vogliamo riformare, ma vogliamo una riforma nel senso vero che serve ai cittadini, e non riforme ancora una volta nell'interesse solo di pochi. E l'ultimo esempio, è, insomma, concludo, è che è l'impostazione un po'... Io francamente ho votato a favore dell'arresto di Papa e ho votato a favore dell'arresto di Milanese, ma credetemi, se c'era qualcuno che meritava di più di andare in galera era Milanese, non Papa. Quindi io non capisco francamente quella decisione di ieri, che ha piegato questioni che riguardano la libertà personale, questioni che riguardano l'equilibrio tra i poteri, a logiche solamente politiche. Sì, forse è il caso di variare la scaletta, perché l'onorevole Tenaglia ci ha portati subito in Parlamento, e allora forse l'uomo di governo, il sottosegretario Caliendo, è il caso che intervenga subito per spiegarci anche questo caso milanese e quant'altro. C'è un Parlamento che si occupa tanto dei problemi della giustizia. Ma io faccio solo un accenno al problema milanese, non facendo parte della Camera, non ho votato, si trattava di un voto a scrutinio segreto, piuttosto devo dire che quando ero presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, quando ero componente del Consiglio Superiore, quando ho fatto per 40 anni il magistrato, con molti magistrati, quando fu modificato l'articolo 68 della Costituzione, dicemmo che era stato un errore, perché l'equilibrio tra poteri dello Stato, Parlamento e magistratura, i costituenti, la Costituzione, avevano trovato un equilibrio corretto. Guardate, forse l'equilibrio ancora più corretto è quello che esiste negli Stati Uniti, quello che esiste in Francia. Chirac è stato processato ed è processato una volta che ha finito il mandato di presidente degli Stati Uniti, della Francia. Clinton è stato processato per finanziamenti illeciti ottenuto prima della prima campagna elettorale, ha fatto due mandati di presidente degli Stati Uniti e poi viene processato. Il problema quindi è creare un sistema che garantisca un equilibrio tra il voto popolare e le esigenze della giustizia. E vorrei subito entrare invece nel problema che ci sta più a cuore. Lei ha fatto una domanda se è un problema urgente quello della giustizia. Perché, come le ho detto prima, il mancato funzionamento della giustizia civile nel nostro paese è misurato in un punto di PIL. Non voglio pensare a quello che avviene in alcune regioni del sud Italia, dove il mancato funzionamento della giustizia civile è fenomeno di legittimazione di contropoteri criminali, che riescono a garantire la soddisfazione dei diritti rispetto a quello che è la possibilità per un operaio, una persona, un cittadino che deve avere il pagamento di un credito di 2.000 euro, non può sopportare 10 anni di causa. E allora con questo governo noi siamo intervenuti. Si
siamo intervenuti come primo provvedimento sui pacchetti sicurezza, avendo la percezione durante la campagna elettorale di un bisogno di sicurezza dei cittadini. E devo dire che abbiamo votato all'unanimità sulla riforma dell'articolo 41 bis che a mezzanotte alla Commissione Giustizia del Senato ho presentato, riformulato emendamenti del senatore Vizzini, Lumia e D'Alia, e fu votata all'unanimità la riforma del 41 bis e della più forte legislazione antimafia che è mai stata fatta in questo paese. Poi Lanfranco ricorderà che quando si è votato il testo complessivo si è votato contro perché è stata posta la fiducia. Allora, sì, però vi rendete conto che quindi quali sono i problemi della politica. Veniamo a quello che sono stati gli interventi sul civile. Bene, non solo è stata fatta la riforma del processo civile, ma come sapete da tre giorni è stato pubblicato il decreto legislativo che ha ridotto i 29 riti civili a 3. E nello stesso tempo abbiamo impegnato anche in momenti di crisi economica oltre 50 milioni per l'informatizzazione di tutti gli uffici giudiziari italiani. A oggi non c'è ufficio giudiziario italiano che non possa essere collegato con qualsiasi sistema di internet al fine di verificare quali sono le cause, il ruolo, l'udienza, eccetera. Ma vi sono poi la digitalizzazione che è partita e che garantisce in 23 uffici giudiziari oggi e in 3 corti d'appello la possibilità per gli avvocati di avere una corrispondenza diretta con l'ufficio giudiziario attraverso la posta elettronica certificata. Qui però è un problema. No, è un problema, le dico solo questo, è un problema. Noi abbiamo su 10.000, in Italia nel 2009 erano 10.500 gli avvocati con posta elettronica certificata. Nel 2010 sono diventati 20.400, sono ora 25.000 rispetto al numero degli avvocati italiani. Quando noi avremo ultimato, come si prevede per l'anno prossimo, il sistema di digitalizzazione, non è possibile. Da ultimo, e chiudo, sono ormai 23 i tribunali, 3 dei corti d'appello che fanno le comunicazioni non più attraverso l'ufficiale giudiziario, cioè le notifiche le fanno secondo il sistema informatico. E questo sistema si è già allargato al penale, per 40 uffici giudiziari è già stato fatto l'acquisto degli apparecchi e la formazione del personale. Così come avremo la possibilità, ed è stato sperimentato proprio dal Tribunale dell'Abruzzo, la possibilità di trasferimento informatico dell'intero fascicolo penale dalla procura al tribunale. Questo sistema ormai sarà funzionante in 44 uffici giudiziari prima della fine dell'anno. Grazie al sottosegretario, tra l'altro delle informazioni importanti anche sotto il profilo dell'informatizzazione, che è quanto di più necessario e urgente, ci fa pensare anche a investimenti finanziari fondamentali. Ma è tutto di luce, dottor Rivienzo, o i vecchi problemi rimangono insieme ai nuovi che si affacciano sulla scena? Tante questioni irrisolte, tanti magistrati che si lamentano per le lentezze, per la mancanza di mezzi e di uomini, e poi i problemi di intercettazione, di tante cose che riempiono i giornali di tutti i giorni e non si vede il giornale. Allora è un quadro pacifico quello che abbiamo davanti o un quadro mosso su cui bisogna intervenire? Grazie, ma due parole sulla questione dei, diciamo, dei rapporti tra giustizia e politica che hanno parlato coloro che mi hanno preceduto. L'articolo 68 della Costituzione, io sono affezionato molto
alla nostra Costituzione di cui si parla tanto male, e invece io le voglio tanto bene. Ed ero affezionato anche all'articolo 68 della Costituzione, perché non è che il Costituente, noi possiamo dire che quando dice una cosa no, ci piace, e quando dice un'altra non ci piace. Ma che cosa aveva detto il Costituente con l'articolo 68? Aveva detto: poiché i poteri dello Stato devono essere separati tra di loro, ci può essere la possibilità che un magistrato voglia interferire nella funzione legislativa, nella funzione esecutiva, voglia colpire un parlamentare per le sue idee, e allora noi dobbiamo mettere un filtro, che è quello dell'autorizzazione della Camera. La Camera vede, dice: guardate, in questo caso questo qui è stato perseguitato perché ha detto, per esempio, che per le sue opinioni politiche, per i voti che ha espresso in Parlamento, e allora dobbiamo fermarlo, non dobbiamo autorizzare il procedimento. In un altro caso invece, in cui per esempio questo non c'è il fumus, la Camera autorizza. Che cosa è successo in realtà? È successo che mai, in nessun caso, anche se i parlamentari erano dei delinquenti comuni, anche se avevano rubato, semplicemente mai è stato autorizzato il processo. Cioè, di un, e questo soprattutto poi ovviamente è scoppiato nel 92, quando nel 92, quando è scoppiata Tangentopoli, eccetera, Mani Pulite e compagnia cantante. Allora è chiaro che quando di un diritto si abusa, quel diritto si perde. È così per tutti. E allora quel diritto si è perso. Io sono disposto a dire, per quanto mi riguarda, che l'articolo 68 potrebbe essere reintrodotto. Sarebbe una cosa sacrosanta, purché avessimo una classe politica che assuma su di sé la responsabilità di distinguere tra un caso in cui il parlamentare, purtroppo, questi casi che abbiamo avuto ultimi, perché anche il caso Papa, sì, lo so, però diciamo, però ho capito, è chiaro, è evidente, però il meccanismo di protezione è lo stesso. Anche il caso Papa, guardate, che Papa è andato in galera perché si sono create certe condizioni politiche all'interno del Parlamento. Non siamo sicuri che allora, voglio concludere il discorso su questo punto. Cioè, c'è stata una valutazione politica del caso Papa e del caso Milanese. Allora è questo che non va bene. Se il Parlamento deve, secondo me, deve avere diritto di autorizzare o meno l'arresto o anche il procedimento a carico di uno dei suoi componenti, e però deve avere una responsabilità che poi invece in realtà secondo me non ha avuto nel corso degli anni. Poi vorrei parlare delle intercettazioni, voglio preoccuparmi soprattutto sulle intercettazioni. Dico solo una parola: il problema non è quello di consentire o non consentire le intercettazioni, il problema è quello della segretezza, della pubblicazione. È su questo che bisogna intervenire. Se si fa una legge su questo, l'ha detto già l'Associazione Nazionale Magistrati, l'ha detto il Consiglio Superiore, porte aperte, tutto va bene. Il problema è che se invece attraverso questo meccanismo si vogliono limitare i casi in cui si può fare, allora il discorso cambia completamente. L'efficienza, se ne hanno già parlato gli altri, non ripeto, la situazione è pesante, la nostra situazione, anche se ci sono dei segnali di miglioramento all'interno del sistema giudiziario, ringraziando a Dio, però la situazione resta pesante. Abbiamo un debito, oltre che il debito economico, abbiamo un debito giudiziario enorme. Forse io dico oggi, se noi partissimo senza debito giudiziario completamente, forse con le risorse che abbiamo riusciremmo in qualche modo a rialzare la situazione. Purtroppo abbiamo un debito giudiziario enorme, per cui andiamo lentamente. Allora, per raggiungere l'efficienza, secondo me tre sono le possibilità: legislazione, risorse e organizzazione. Legislazione: io sono molto, ma molto meno ottimista rispetto a quello che ho sentito.
la mia esperienza di magistrato mi dice che nel 90% dei casi, quando è andato bene, le leggi non hanno fatto danno, e non sempre è andato bene, cioè nel senso che spesso invece le leggi che sono state approvate hanno fatto dei danni. La riforma del processo civile non ha spostato granché in termini di riduzione dei tempi. La semplificazione dei riti, mi scuserai Giacomo, io l'ho letto il decreto delegato che è stato approvato l'altro ieri, tu mi parli di una riduzione da 36 a cosa? Non è corretto, perché? Perché si dice: per questa materia si applica il rito del lavoro, ma con queste particolarità. Con quest'altra materia si applica il rito ordinario, ma con queste particolarità. E che significa? Che noi i riti diversi ce li abbiamo lo stesso, li abbiamo chiamati in un'altra maniera, ma i riti sono rimasti quelli. Quindi la riduzione dei riti non è che si è avuto molto. Le risorse, l'informatizzazione, la digitalizzazione. Io conosco bene il patto Brunetta Alfano, no? che dovrebbe portare agli uffici giudiziari, dovrebbe portare agli uffici giudiziari grandi risorse, cose eccetera. Devo dire che, per quanto io mi guardo in giro dalle parti nostre in Abruzzo, se anche consideriamo solo forse a Vasto c'è un qualcosa di pilota che si vuole, qualcosa all'aria, per il resto io insomma voglio dire, noi viaggiamo ancora, è vero, ma siamo, voglio dire, non voglio fare polemica, ma dico, siamo solamente in grandissimo ritardo. Noi sono 20 anni che andiamo alla posta, mettiamo la raccomandata là dentro e quello lì lo mette in un computer e ci caccia la ricevuta. Sono 20 anni che in qualsiasi ufficio pubblico che andiamo, in qualsiasi comune che andiamo, mandiamo là e quello ci caccia dal computer il certificato. E noi invece ancora oggi questo non ce l'abbiamo. Viaggiamo ancora con il sistema regge del penale, che io non so se, insomma, viaggia in ambiente DOS. Cioè è una cosa che risale alla preistoria dei computer, insomma, ormai non si ricorda manco più che cosa. E noi abbiamo ancora questi mezzi. Allora, abbiamo fiducia nel futuro, però la fiducia senza, diciamo, la fiducia senza speranza deve avere un minimo di, no, un minimo di cautela in relazione all'esperienza. Grazie per la schiettezza, giudice Rizzo. Ero tentato di smettere di fare il moderatore e venire a rispondere sul problema della pubblicazione delle accettazioni, perché è una cosa che riguarda da vicino noi giornalisti ed è questione spinosissima. Tra l'altro in sala c'è anche il segretario regionale dell'associazione stampa, poi magari gli chiediamo un'opinione. E adesso la parola alla difesa, dopo 3 magistrati, i 2 avvocati, Marco Alessandrini, i risvolti locali di tutto questo quali sono? Questo è il responsabile del partito per la giustizia in questa regione, piccola ma con tante storie giudiziarie. Buonasera a tutti innanzitutto. E comincerei da questo. Ascoltando il sottosegretario che parlava, no, del discorso dell'informatizzazione iniziata, della semplificazione dei riti, mi è venuta in mente la mia esperienza quotidiana, la mia esperienza di oggi, perché io sono stato in tribunale oggi essendo un avvocato, e temo che il tribunale di Pescara, che ricordiamo per i presenti, ad esempio è stato inaugurato nel 2005, che per dimensioni è secondo solo a Torino, io in se il sottosegretario ha avuto modo di andare, è davvero, insomma, notevole anche l'impatto visivo di questa grande costruzione attorno alla quale è sorto un nuovo pezzo di città. Ebbene, certamente a Pescara siamo messi molto male dal punto di vista dell'informatizzazione, siamo messi molto male dal punto di vista del personale di cancelleria. Io cerco di depositare da circa una settimana degli atti in una cancelleria, ma non ci riesco, perché essa è aperta solo 2 volte a settimana e non sempre è facile, diciamo, incrociare la propria disponibilità e il proprio tempo con quello dei propri collaboratori. Il resto è il fatto che appunto da una settimana questi fascicoli, che fortunatamente non sono in scadenza, ma certamente mi preoccupa,
Io poi, poiché qui c'è un pubblico che immagino non sia esattamente di addetti ai lavori, vorrei fornire qualche dato che forse poi, dato ovviamente noto ai, diciamo, all'Augusto Parterre, ma magari meno noto al cittadino che sente tanto il parlare di giustizia, perché è indubbio che la giustizia è un tema centrale del dibattito politico, del dibattito pubblico. Ripeto, sono dati certamente noti ai presenti, ma non so se ai presenti sul tavolo, non so quanti del pubblico sanno che ad esempio in Italia ci sono 5,8 milioni di cause civili pendenti, quelle penali sono 3,3. Non so quanti sappiano che per esempio qualche tempo fa un organismo internazionale che si chiama World Bank, redigendo un rapporto annuale che è teso a fornire alle imprese suggerimenti, indicazioni e consigli sui paesi in cui è più vantaggioso investire, tiene conto di alcuni parametri, uno dei quali ad esempio è quello della durata media di un procedimento civile per il recupero di un credito originato da una disputa di natura commerciale. Beh, è una statistica che fa paura, perché i dati di cui io dispongo sono 2009-2010, l'Italia è saldamente al 156 posto su 181 paesi che fanno parte di questo organismo, dopo l'Angola, dopo il Gabon, dopo la Guinea, e questo certo che non può passare inosservato. Aggiungo anche un'altra notazione che mi sembra dia il senso di come quello della giustizia sia una specie di cane che si morde la coda, ossia la necessità di destinare risorse, mezzi, uomini, soldi, insomma, in qualche modo, si scontra con una legge dello Stato, la famosa e temutissima legge Pinto, che attiene alla irragionevole durata del processo e che impone allo Stato un risarcimento dei danni in capo al cittadino che allo Stato faccia causa perché il suo processo è durato troppo. Sono segnato alcuni dati che mostrano una crescita tendenziale che sembra senza fine. Nel quadriennio 2002-2006, ad esempio, i risarcimenti danni per questa irragionevole durata del processo erano pari a 41 milioni e mezzo di euro. Nel 2008 sono raddoppiati, schizzando a 81,3, nel 2009 un'esplosione fino a 267, oggi siamo sui 300 milioni. E le stime sono ancora peggiori, perché si parla di 500 milioni di euro all'anno. E qui poi capite che se una parte così grande del bilancio del Ministero della Giustizia deve essere destinato a queste esigenze, è chiaro che diviene difficile occuparsi del resto. Visto che qui c'è un punto, siamo fra addetti ai lavori, questo si potrebbe definire il cosiddetto danno emergente, però c'è anche il lucro cessante, ossia quanto costa alle imprese una giustizia lenta? I conti li hanno fatte varie associazioni di categoria. È chiaro poi che queste sono, come dire, considerazioni che non forniscono dati univoci. Per esempio, io ricordo i conti che aveva fatto la CGA di Mestre qualche anno fa, che siamo sui 3 miliardi all'anno. Ho letto di recente delle stime di Confartigianato che parlano, a proposito degli effetti della giustizia lenta, di 2,2 miliardi di euro l'anno. Sono cifre, insomma, spaventose, che danno il senso del, diciamo, del profondo baratro sostanzialmente in cui versa lo stato della giustizia. E confesso che poi viene anche frustrante talvolta per gli operatori di diritto agire. Parlo, diciamo, certamente a titolo personale, però condivido con voi un'esperienza che divido con tanti colleghi avvocati, per cui io talvolta ho la sensazione che il mondo della giustizia fornisce un servizio pessimo che serve molto poco ai cittadini e molto di più agli addetti ai lavori, ai magistrati che vengono ovviamente pagati, agli avvocati che pure vengono pagati, al personale che ne fa parte. E in fin dei conti, e mi avvio alla conclusione, è chiaro che non possiamo non considerare come il tema della giustizia vada considerato in un'ottica di interesse generale, perché, come ho detto e come ho cercato di dimostrare con dei numeri, esso incide enormemente sulla competitività di un sistema paese. E parte il rapporto della World Bank, effettivamente, se io fossi un investitore straniero ci penserei due volte prima di investire in Italia, sapendo a cosa vado incontro, ove sorgano dispute attorno ai miei problemi. Grazie.
questo problema che è più ampio, non inerisce solo la giustizia, il problema degli investimenti in Italia. Io volevo chiedere a Sandro Sala, che rappresenta gli avvocati abruzzesi, il segretario del CO, degli ordini forensi, il consiglio di forense, ma è anche avvocato di Lanciano, quindi di uno dei tribunali, tra virgolette, a rischio. E allora su queste spese da non fare, su tanti risparmi ventilati, lei condividerebbe questa ipotesi da molti definita drammatica di chiusura dei piccoli tribunali, in Abruzzo sarebbero 4. Perché vi opponete a questa riforma? Spieghiamo a noi cittadini le motivazioni serie per cui questi piccoli tribunali invece dovrebbero rimanere. Ringrazio l'onorevole Antropotenato per l'invito a questo dibattito. Porto al saluto dell'avvocato Antonello Carbonara, che è presidente del COFAM, che oggi era impegnato in un'altra manifestazione su all'Aquila, la inaugurazione della nuova Corte d'Appello. L'Abruzzo è una situazione abbastanza particolare e speciale, io direi. Noi abbiamo le 4 province, tra cui L'Aquila e Chieti, che sono le province che poi hanno anche i piccoli tribunali. I piccoli tribunali sono dislocati nella provincia di Chieti, a Lanciano e Vasto, mentre nella provincia dell'Aquila sono a Bezzano. Chi conosce la conformazione abruzzese, qui siamo tutti abruzzesi, sa benissimo che abbiamo una situazione anomala con la vicinanza tra Chieti e Pescara, con Chieti che purtroppo una situazione edilizia del tribunale è stata trattata proprio in questi giorni, lo diceva prima. Appunto, sentire un altro convegno con l'onorevole Franco Tenali, è stato impattato in questi giorni la ristrutturazione del Palazzo di Giustizia, un Palazzo di Giustizia che sicuramente non potrà contenere quello che è il lavoro di Lanciano e Vasto messi insieme. Lanciano e Vasto che inoltre coprono un territorio che rispetto a Chieti è sicuramente esterno, è sicuramente lontano. Identico discorso per i tribunali di Sulmona e Avezzano. Noi abbiamo una Corte d'Appello e un tribunale, quello dell'Aquila, che sta tentando di ripartire. Diciamo che con la Corte d'Appello siamo molto più avanti, grazie anche al lavoro del Presidente Canzo, che purtroppo ci lascerà per andare a Milano, però il Tribunale è ancora messo malissimo e scaricare tutto il lavoro di Sulmona e Avezzano sull'Aquila secondo me è assolutamente impossibile da fare. Quindi diciamo che c'è questa situazione oggettiva che noi ci troviamo a riscontrare in Abruzzo. Poi c'è un altro problema, io conosco quella che è la realtà di Lanciano. Lanciano è un tribunale che funziona, a Lanciano la giustizia funziona perché noi riusciamo a avere un causa in 2-3 anni, riusciamo a concludere i procedimenti esecutivi in un tempo accettabile, che sicuramente non sono i tempi nazionali, per cui io mi pongo un problema, è Lanciano che ha fatto male, è Lanciano sbagliato o è Lanciano l'esempio da seguire? E lo dico anche in ragione del fatto che i piccoli tribunali come Lanciano, potrei dire anche Vasto, Sulmona e Avezzano, anche se poi ognuno poi avrà le sue peculiarità, perché la situazione drammatica che ha descritto il collega Alessandrini di Pescara la conosciamo anche noi, perché meno male anche noi lavoriamo su Pescara o lavoriamo su Chieti. Effettivamente è una questione di mancanza di organici. Diceva prima il senatore che è stato fatto uno sforzo di informatizzazione, si sta facendo. Noi a Lanciano ancora non la vediamo, so che a Vasto è partita una riforma, io so che io come consiglio a Lanciano ho dovuto comprare 2 scanner per permettere ai cancellieri di iscrivere a ruolo delle cause, 2 scanner del costo di 200 euro che però fanno risparmiare agli operatori della giustizia diciamo 3 ore di tempo. Gli avvocati si sono autotassati e hanno permesso questo, ma perché noi abbiamo tutto l'interesse che la giustizia funzioni. E qui, se mi permette, io apro una piccola polemica, perché ieri sera sono stato a un dibattito dove purtroppo non c'erano avvocati, dove è venuto fuori che gli avvocati sono uno dei problemi, se non il problema maggiore della crisi della giustizia, perché gli avvocati sono troppi, perché gli avvocati fanno troppe cause. Perché gli avvocati allungano i tempi delle cause. Ecco, io vorrei sfatare questo tipo di problema, perché non è così, noi abbiamo tutto l'interesse a che la causa finisca, perché se non finisce la causa non riscuotiamo, per cui non abbiamo nessun interesse a che la causa non finisca. Altro piccolo, se mi dà un altro secondo, l'avvocato oggi deve affrontare una corsa allo Stato. La riforma della giustizia si sta operando da anni oramai con le leggi finanziarie.
Io chiedo a chi opera dall'alto che cosa c'entra la finanza con la giustizia. Noi ogni volta che esce la finanziaria abbiamo il terrore di trovare in qualche piccolo comma un qualcosa che ci cambia, che succede regolarmente. Adesso sempre il senatore Caliendo ha detto che sono cambiati tutti i riti, l'hanno inserita nella finanziaria. Ma santo Dio, vogliamo fare una riforma organica della giustizia? Vogliamo metterci a tavolino e parlare di un processo civile nel settore giustizia, non nel settore finanza? Grazie. Un'informazione appassionata, insomma, del tema. Ecco, noi stiamo parlando sia di giustizia civile che di giustizia penale.